Nel 2023 i consumi delle famiglie sarde sono risultati nettamente inferiori alla media nazionale, con una spesa mensile di oltre 2.200 euro e un divario di 500 euro che certifica le differenze nelle abitudini di spesa tra l'isola e il resto del paese. La Sardegna si piazza dunque al terzultimo posto in Italia. Secondo l'ultimo rapporto dell'Istat, le famiglie sarde spendono meno in quasi tutte le principali categorie di consumo. La crescita rispetto al 2022 è stata minima, appena dello 0,3%. Si parte dalle spese per alimentari e bevande non alcoliche. Nel 2023 una famiglia sarda ha speso in media 420 euro al mese, circa 50 euro in meno rispetto alla media nazionale. Anche per quanto riguarda abbigliamento e calzature, la Sardegna è al di sotto. Ci sono poi temi come abitazione e costi energetici. Anche qui l'isola segna un risparmio con una spesa di 897 euro al mese, ma nonostante i costi leggermente inferiori, le bollette continuano a pesare sui bilanci familiari. Calano rispetto alla media nazionale anche le spese per trasporti, salute e servizi personali. Questi numeri riflettono un costo della vita più basso nell'isola, ma come sottolineato dall'Adiconsum Sardegna, la crescita minima della spesa nel 2023 è stata erosa dall'inflazione. A fronte di un incremento del 6,1% dei prezzi, le famiglie sarde si sono ritrovate a spendere di più per acquistare di meno. In particolare, i rincari hanno colpito pesantemente il settore alimentare. Sempre secondo Adiconsum Sardegna, le famiglie sarde hanno dovuto far scelte difficili per far fronte ai rincari, tagliando anche su beni essenziali come gli alimentari. Un quadro che mette in luce una crescente difficoltà per i cittadini a far quadrare i conti.